Buonasera e benvenuti sul mio canale YouTube. Dopo il primo video in merito alla mia antenna, qualcuno mi ha chiesto che cosa fossero quelle scatolette in alto a fianco al commutatore dell'antenna, la G5RV. E con questo piccolo video, breve video, vorrei mostrarvi in che cosa consiste questa scatoletta blu e nera. Questa scatoletta non è nient'altro che il famoso noise killer X-Phase, quindi l'eliminatore di rumori. E con questo breve video vi faccio vedere che effettivamente è un'arma valida contro rumore. In questo momento siamo sulla banda degli 80 metri, stiamo ricevendo con un SDR della ELAD e vediamo che praticamente la banda è completamente satura di noise e il rumore è intorno al 9 più 20 e i segnali più piccoli naturalmente sono pressoché inascoltabili e non copiabili. Vediamo un attimo subito com'è possibile che questo apparecchietto da pochi euro effettivamente possa riuscire a eliminare il rumore che comporta appunto questa limitazione nell'ascolto. La cosa basilare è che l'antenna, la fake antenna, praticamente quella che deve andare a captare il rumore per metterlo in controfase, dalle prove che ho fatto dovrebbe essere un'antenna effettivamente efficiente, non un pezzo di filo qualunque messo così a caso. Bisogna fare dei vari studi, varie prove per vedere effettivamente come deve essere fatta l'antenna e dove deve essere posizionata. Per quanto mi riguarda, io ho utilizzato il mio loop con l'amplificatore di Lima Zulu 1 Alpha Quebec in modalità dipolo, come vedete da quest'altra dispositivo. Ed eccoci nuovamente sullo spettrogramma e vediamo che il rumore è molto alto, quindi sempre nell'ordine del 9 più 20. Andiamo ad accendere il nostro dispositivo e vediamo che la musica cambia notevolmente. Vediamo che i segnali prima non erano quasi visibili, adesso sono visibili ed ascoltabili. I segnali adesso sono nell'ordine del 9, ma perché siamo effettivamente sintonizzati su un'emissione in CW. Se ci posizioniamo in una frequenza libera, il noise è passato intorno al 7. Se rispengo il dispositivo, vediamo che passa a 9 più 20 praticamente, e molti segnali scompaiono proprio sotto il waterfall. Riaccendiamo il dispositivo e vediamo nuovamente comparire i segnali. Ecco, questo FT8 penso, CW. Anche i segnali più deboli riusciamo ad ascoltarli. Vediamo se riusciamo a beccare un segnale abbastanza debole. Ecco qua. Adesso il suono è notevolmente cambiato. Rimettiamo il noise killer, passiamo da un segnale copiabile a un segnale che è praticamente impossibile da ascoltare. Praticamente la taratura avviene tramite queste tre manopole che mettono in fase, anzi in controfase, il rumore che è captato dalle due antenne, e da qui possiamo vedere come avviene. È molto interessante vedere come funziona con tutto lo spettroscopio, lo spettrogramma attivato. Cominciamo a cambiare dei parametri, vediamo che vedete proprio come un'onda sotto, che fa vedere come manda in controfase il rumore captato dalle due antenne. In questo modo è notevolmente più facile centrare proprio per bene il punto di minimo noise sul segnale desiderato. Adesso si ascolta. Adesso ho smesso di trasmettere. Ecco.
Non è nemmeno una stazione di ex, comunque. La differenza è questa, che nemmeno le stazioni locali europee si possono ascoltare se non si ha un segnale pulito in ingresso, quindi, e questa è la differenza. Come abbiamo visto, naturalmente con un SDR è molto molto più facile mettere a posto a puntino tutto il sistema. Vediamo in fonia. Questo è l'emissione in fonia con rumore. E questa è beh, questo già arriva abbastanza bene, ma certamente i segnali più bassi ne risentono parecchio. Ecco, questo francese, vediamo un po', si è smesso di parlare. Ancora si sente un lieve friggere, però andando a regolare le manopole è possibile migliorare l'audio. Ecco, questo è senza noise killer, questo con il noise killer. We'll be right back.